Nel 25esimo della scomparsa l'amministrazione commemora domani presso la sala consiliare il concittadino Lauro Grossi, già consigliere comunale di Borgo Taro e sindaco di Parma. Prende avvio oggi sulla nostra emittente una nuova rubrica all'interno del TG ogni venerdì, gestita dall'associazione Comune Unico Alta Valtaro. La Casa Residenza Anziani Rossi Sidoli invita tutta la cittadinanza alla festa delle famiglie a Casa Rossi Sidoli a Compiano, che si terrà domani alle 10 presso il giardino della struttura. È giunta alla quinta edizione la festa dei bambini organizzata a Noveglia di Bardi sabato e domenica dagli amici della ASD Val Noveglia, con tanti momenti di aggregazione e divertimento. Una nuova prospettiva con cui analizzare l'opera del grande pittore Vincent van Gogh è stata presentata a Borgo Taro in una serata organizzata dal Comune e dalla PIA Fondazione Manara. Dopo la vittoria alle finali regionali dell'Under 14 femminile, i dirigenti della Valtarese 2000 non nascondono la soddisfazione che ha visto chiudersi una stagione ricca di grandi successi. Buonasera e benvenuti come sempre all'appuntamento con l'informazione locale. L'amministrazione comunale di Borgo Taro intende commemorare il concittadino Lauro Grossi, già consigliere comunale del capoluogo valtarese e sindaco di Parma, nel 25esimo anniversario della sua scomparsa con una cerimonia celebrativa che si terrà domani. Il programma prevede alle 10 omaggio alla tomba di Lauro Grossi presso il cimitero di Borgo Taro, alle 11 commemorazione della figura di Lauro Grossi presso la sala consiliare di Palazzo Manara, un appuntamento al quale tutta la cittadinanza è invitata. Inizia da oggi una nuova rubrica all'interno del notiziario ogni venerdì, gestita dall'associazione Comune Alta Valtaro. Una rubrica durante la quale verranno trattati di volta in volta da alcuni esponenti del sodalizio diversi argomenti relativi alla tematica della fusione dei 5 comuni dell'Alta Valtaro. Questa sera si parlerà del fatto che esiste da parte di molti cittadini dell'Alta Valle un certo timore ad aggregarsi con Borgo Taro e di come invece sia necessario superare questa pregiudiziale. Professor Marchini, ci sono diverse persone che, pur non essendo pregiudizialmente contrarie a una fusione, quindi all'esistenza di un comune più grande, obiettano però che forse incorporare anche Borgo Taro potrebbe creare qualche problema, per cui sarebbe magari meglio fare un corpo unico nei 4 comuni a monte di Borgo Taro, lasciando appunto Borgo Taro fuori da questo nuovo ente. Ecco, voi cosa pensate di questa ipotesi? Sì, questa è un'opinione di alcuni cittadini e anche bisogna tenere conto di una seconda opinione, ossia alcuni cittadini penserebbero a due fusioni, una tra Albareto e Borgo Taro, l'altra tra Bedonia, Compiano e Tornolo. Ecco, forse queste due soluzioni potrebbero essere valide per l'oggi, nel senso che andrebbero a soddisfare gli obblighi della legge. La legge nazionale che impone ai comuni di montagna sotto i 3.000 abitanti di accorpare la gestione dei servizi che non riescono più a garantire i propri cittadini. Però queste due fusioni non potrebbero essere valide per il futuro di tutta l'Alta Valtaro. L'Alta Valtaro, infatti, ha in Borgo Taro alcuni dei servizi più importanti, anzi fondamentali per l'intera cittadinanza. Vedi la sanità con l'ospedale, le scuole superiori, la stazione ferroviaria. Inoltre, occorre considerare che molti studi di economia e finanza locale indicano in 30.000 abitanti la soglia ottimale per garantire i servizi ai cittadini da parte dei comuni e in 10.000 abitanti la soglia minima per servizi accettabili nel rapporto costi-benefici. Ora, solo se noi mettiamo insieme i 5 comuni ne possiamo formare uno superiore ai 10.000 abitanti,
per la precisione 15.492, i dati dell'ultimo censimento del 1 gennaio del 2012. Poi, oltre a poter garantire buoni servizi, il sindaco di un comune di montagna di oltre 15.000 abitanti potrà avere voce di forte rappresentanza nelle sedi istituzionali superiori, e ciò suffragato dal fatto che nei comuni con oltre 15.000 abitanti si eleggono gli amministratori col doppio turno, a tutto vantaggio di una loro maggiore selezione e migliore competenza. Entrambe, selezione e competenza, finalizzate alla buona amministrazione della cosa pubblica. Già oggi, peraltro, nei piccoli comuni hanno avuto grosse difficoltà a trovare i candidati per formare le liste, a conferma che sono pochi i cittadini che si mettono a disposizione della cosa pubblica in queste condizioni, e a conferma anche delle scarsissime risorse che oggi afferiscono agli enti locali. Dunque è chiaro che formare un comune unico dell'Alta Valtaro è la soluzione per l'oggi e per il domani. Continua il viaggio con la protezione civile, diverse le tappe che si sono realizzate fino a qui. Domani, sabato 7 giugno, l'appuntamento sarà a Berceto con un incontro che toccherà, appunto, come vi dicevo, Berceto, ma aperto anche ai comuni di Solignano, Valmozzola e Terenzo. Alle 15 ci sarà il ritrovo, alle 15.30 i saluti delle autorità con la presentazione della protezione civile e realtà associative locali, quindi assistenza pubblica, Croce Rossa, Alpini e protezione civile. Alle 16 la dimostrazione pratica della ricerca di persone, alle 16.30 prove antincendio, alle 17 prova di soccorso sanitario con militi dell'assistenza pubblica e Croce Rossa, e alle 17.30 conclusione dei lavori con un confronto tra i partecipanti e i volontari. E ora parliamo della casa residenza anziani Rossi Sidoli di Compiano, che domani organizza una festa delle famiglie. La casa residenza anziani Rossi Sidoli è lieta di invitare tutta la cittadinanza alla festa delle famiglie a casa Rossi Sidoli, che si terrà domani alle ore 10 presso il giardino della struttura. La festa sarà occasione per condividere gli importanti risultati raggiunti nel corso dell'anno 2013 e per valutare insieme agli ospiti, ai familiari e al personale le prospettive per guardare insieme al futuro. Domani c'è anche la giornata nazionale del sollievo al Museo delle Mura di Borgo Taro, organizzata dall'associazione NAD, No al Dolore. Si comincia alle 15.30 con un pomeriggio in musica che vedrà Rose Ricaldi e Diego Cassani alla chitarra. Un evento patrocinato dal Comune di Borgo Taro. Sabato e domenica, quinta festa dei bambini organizzata dall'Amici della S Valle Noveglia di Noveglia di Bardi. Si comincia sabato, quindi domani alle 14.30, con alla scoperta della Val Noveglia, trekking non impegnativo per bambini, ragazzi, famiglie e amici. Domenica alle 10.30 espugniamo la fortezza, visita guidata gratuita del castello di Bardi. Alle 13 pranzo alla baita, alle 15 divertiti, mi raccomando, con animazione con il Ludobus della cooperativa Terra dei Colori, giochi in allegria aperti a tutti i bambini e i ragazzi con musica e balli. Alle 17.30, ora della merenda con della nonna o della mamma, ogni torta è una manna.